Buonasera, benvenuti a questa masterclass che stasera è dedicata interamente a Josef Koudelka. Per me è uno dei massimi fotografi viventi e sta nella mia top 3, quindi è un fotografo che amo moltissimo, quindi sono felicissima di parlarvene. Inizio un po' con una sua frase, con una sua massima che la dice molto molto lunga Ok, prove tecniche di trasmissione, ricominciamo. Risaluto. Buonasera a tutti, benvenuti. Sono felicissima di proporvi stasera questa masterclass su Josef Koudelka, che è uno dei miei fotografi preferiti e sicuramente uno dei massimi fotografi viventi. Inizio con una sua frase, che è: mi piacerebbe vedere tutto, guardare tutto e voglio essere la vista stessa. Questa frase ci porta immediatamente nel cuore di quello che è Josef Koudelka, cioè un grandissimo appassionato di fotografia, una persona che ha fatto della fotografia tutta la sua vita. E molti di noi, soprattutto quando sono giovani, si chiedono che cosa faranno della loro vita, cosa ne sarà di loro. E poi alla fine la vita è un po' un incontro tra quelle che sono le nostre aspirazioni, quelle che sono le nostre reali capacità e quello che la vita stessa ci mette a disposizione. E questa ricerca è stata per Koudelka una ricerca che è durata una vita. E anche in questa sua seconda affermazione: non mi piacciono le didascalie, preferisco che le persone guardino le mie foto e inventino le loro storie, c'è proprio questo approccio alla massima libertà di espressione da parte sua e alla massima libertà di interpretazione da parte di chi lo segue e di chi ama le sue immagini. Allora, facciamo un salto indietro e passiamo un attimo a quella che è la sua vita, perché molti di voi la conosceranno, però forse per qualcuno alcuni dati non sono noti. Allora, Josef Koudelka nasce a Boskovice. Boskovice si trova in Cecoslovacchia. È una cittadina di pochissimi abitanti della Moravia e siamo nel 1938, quindi a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Boskovice è un posto aperto dove c'è una bellissima rocca, dove c'è un bellissimo castello e la famiglia di Josef Koudelka è una famiglia molto semplice, il padre fa il fornaio e il giovane Josef decide però di studiare ingegneria, soprattutto perché ama gli aerei, quindi l'idea sua era quella di poter finalmente occuparsi in maniera definitiva degli aerei. Quindi si iscrive alla facoltà di ingegneria e trova posto come ingegnere e lavora come ingegnere aeronautico fino al 1967. In questi anni comincia ad interessarsi alla fotografia perché emula, perché vede amici del padre, vede delle persone che gli fanno vedere delle immagini che gli piacciono moltissimo. E così cerca di radunare tutti i pochi soldi che ha vendendo frutti di bosco al mercato per poter avere quello che è minimo per comprare la macchina più semplice che in quel momento era disponibile. E con questa macchina comincia a fotografare i suoi amici, i parenti, la zona intorno e si occupa contemporaneamente dei gitani del suo paese e di teatro.
Il lavoro sul teatro è uno dei lavori che ha più colpito di Joseph Kodelka, probabilmente anche perché è così precoce e anche perché è così originale. È una porta dalla quale lui entra in maniera abbastanza casuale, perché anche lì attraverso degli amici riesce a conoscere queste persone e chiede di poter fotografare in una maniera molto molto diversa rispetto a quello che era normalmente il modo di fotografare i backstage teatrali. Quindi inizia la metamorfosi del giovane Kodelka che da bravo giovane ingegnere si trasforma sempre di più in un ingegnere bohémien, cioè in una persona che tiene moltissimo alla sua autonomia, alla sua libertà e che dimostra un senso artistico e un senso di interesse molto profondo per tutto quello che sono le immagini, l'arte della composizione e tutto quello che è figurativo. Allora, bisogna dire che in quegli anni lui ha avuto la capacità, e che non è da tutti, bisogna dire, di avvicinarsi a delle persone che poi lo hanno introdotto un po' dalla porta maestra nel mondo che gli interessava. Conosce Anna Farova, che in quel momento è importante per la Cecoslovacchia, per la fotografia in Cecoslovacchia, perché accende una sorta di faro finalmente sulla fotografia. E nel frattempo fa il primo viaggio in Italia come musicista, perché voi sapete che Kodelka suona e questo è un po' anche il motivo per cui lui si è sentito veramente in grande empatia rispetto ai gitani, cioè è stato molto suggestionato, molto colpito dalla loro musica, dai loro ritmi, dalle loro danze. E questo lavoro di teatro viene fatto, come dicevo prima, in una maniera abbastanza originale, perché lui chiede di rimanere nel palco insieme ai suoi attori. Cioè, lui non vuole stare nell'auditorium, non vuole essere uno spettatore, lui vuole essere una parte integrante della scena. E quindi sale sul palco e è talmente silenzioso, talmente rispettoso della scena, talmente in empatia con gli attori, che si muove con loro, quindi arretra con loro, avanza con loro, non disturba la situazione scenica, è quasi trasparente e ci regala delle immagini talmente interessanti che viene chiamato anche da altri per ritrarre altre situazioni teatrali e addirittura gli viene offerto di fare una prima mostra. Come poi volete vedere, sì, penso che le foto si vedano abbastanza bene. Sono foto estremamente contrastate che riescono a cogliere il cuore della scena. Voi sapete che nel teatro, soprattutto in quel tipo di teatro, facilmente la scena è molto buia e i personaggi vengono illuminati da degli occhi di bue, quindi si creano dei forti contrasti. Per cui è molto difficile, con il tipo di macchine che aveva Kodelka, fotografare riuscendo a prendere tutte le sfumature dei grigi. Si creano piuttosto questi forti contrasti. Questi contrasti enfatizzano la parte drammatica, facendo uscire dalle fotografie delle sorte di maschere che ci riportano a un teatro vicino all'arte greco-romana e vicino al surrealismo che forse alcuni di voi conoscono di Kertész. Cioè, quello era il momento in cui il surrealismo ancora era presente in Europa, dopo le prime stanze dei primi del Novecento, ed era molto apprezzato perché era il momento in cui si valorizzava finalmente la presenza dell'inconscio. Quindi tutte le arti figurative, ma anche la musica, avevano raccolto delle suggestioni dal surrealismo, mettendo in scena delle immagini che non ritraevano propriamente la realtà e non avevano neanche una valenza prettamente simbolica, ma andavano a raccogliere suggestioni proprio dalla parte inconscia della persona. E c'erano degli illustri esponenti di questo tipo di immagini e sicuramente Kodelka, che comunque non è mai stato uno storico dell'arte, cioè Kodelka non ha mai studiato storia dell'arte, però ne
era profondamente colpito al punto di riuscire a riportarlo all'interno delle sue immagini. Quindi vedete qua, per esempio, sulla sinistra c'è una fotografia di Josef Koudelka e a destra ci sono delle maschere. E le maschere emergono in questo modo di fotografare proprio perché la fotografia alimenta e aumenta i livelli di contrasto. Quindi lavora con la rivista di Vadlo e mentre lavora con la rivista comincia a fotografare gli zingari del suo paese. È in questo momento che conosce Markéta Luskakova, che è più o meno sua coetanea. La Luskakova studia sociologia culturale, ma è anche una fotografa. E io vi inviterei, dopo questa masterclass, a vedere le sue fotografie, perché si vede innanzitutto qual è la relazione tra lei e Koudelka, cioè come si sono influenzati a vicenda, ma poi secondo me offre tra le fotografie più spettacolari di quel momento. È veramente bravissima e merita di essere conosciute anche da noi contemporanei, che siamo un po' sempre attaccati agli stessi stereotipi, a volte fatichiamo ad uscire dai canoni della fotografia classica. Vedete, queste immagini sono fatte tutte con la stessa cifra stilistica e colpiscono veramente fortemente l'immaginario. E al punto, come vi dicevo, che lui comincia a lavorare proprio con le fotografie teatrali, quindi diventano un filone del suo lavoro, un filone che lo occupa e lo appassiona fortemente. A questo punto, nel 1967, lascia il suo lavoro per dedicarsi definitivamente alla fotografia. Quindi lascia il cosiddetto posto fisso da ingegnere e decide di andare all'avventura per seguire quello che era la sua passione. E parte per la Romania con Milena Ushmanova. Scusate, ma la mia pronuncia in ceco è veramente orrida. Lei è una studiosa del mondo gitano e poi si affermerà come una delle massime studiose del mondo gitano. Per cui Josef Koudelka riesce ad entrare nel mondo dei gitani dalla porta maestra. Voi sapete che i gitani non è che siano le persone che aspettano proprio il momento in cui voi andiate a trovarli a casa. E in questo modo invece Koudelka riesce ad avvicinarli. Ha una forte empatia rispetto a questo mondo. È la musica, è il senso del ritmo, è il tipo di vita un po' boemienne, un po' libera. È un misto di tutte queste cose. Lui ritrae un mondo senza età, un mondo senza tempo e tiene molto a dire che non è attirato dall'idea di documentare la vita dei gitani. Lui non fa fotografia documentaria. Lui vive la realtà con loro ed entra nelle loro case e racconta quello che vede, come una persona che è parte di questa realtà. Cioè la differenza è fondamentale, quindi lui non si sente un osservatore esterno, si sente parte di loro, al punto che questa cosa viene accettata da loro. Ora, io trovo molto interessante il modo con cui lui ritrae una piega della mente di questo popolo, che è la dignità, cioè la dignità nel vivere in una maniera piuttosto frugale, piuttosto semplice, ma essendo consapevoli della propria forza e della propria cultura. Tant'è vero che mi ricorda dei quadri di Piero della Francesca, adesso ve ne propongo uno, in cui voi guardate il quadro e vedete questi dignitari, questi borghesi con una postura molto regale, sono persone totalmente a loro agio all'interno di questo ambiente. Poi abbassate lo sguardo e vi rendete conto che hanno i piedi nudi. E questa cosa è molto strana, perché c'è un distacco tra la postura e il come loro sono effettivamente abbigliati. Ma voi all'inizio non ve ne accorgete. E poi vi voglio sottolineare in seguito che in un'intervista ho proprio sentito che lui amava Pier della Francesca, però credo che sia stata una scoperta tardiva rispetto alle immagini che io vi sto facendo vedere delle sue foto. Ma questa bambina mi ricorda esattamente quel quadro, quindi voi siete presi dalla sua freschezza, dalla sua postura, dal modo con cui occupa lo spazio in questo ambiente che è fatiscente. E vi dimenticate che è scalza, che ha i piedi nudi, perché sembra totalmente a proprio agio. E questo è un modo che lui ha di riprendere i gitani. E
Vedete anche questa donna nella sua stanza. Questa stanza è molto semplice. Lei però ha una postura che oserei dire sembra quasi una postura regale. Sembra una marchesa nella sua villa di campagna. Ha le mani raccolte in grembo, ha le gambe unite. La casa è molto ordinata. I pochi oggetti sono organizzati in una maniera estremamente semplice, ma estremamente pulita. E io ho messo vicino per assonanza. Un quadro di Miró perché il modo che Koudelka ha a volte di distribuire gli oggetti nello spazio mi ricorda un po' i quadri di Miró, i quadri di Kandinsky. Però il fatto che lui ci tenga a ritrarre le persone in una postura estremamente dignitosa ed estremamente a volte assertiva è sicuramente un aspetto che sottolinea la sua empatia rispetto a questo popolo. Vedete anche questa bimba. C'è un vuoto che si crea intorno a lei, si crea intorno alla sua postura, al suo modo di presenziare la scena, il modo con cui tiene le braccia. Noi ci immaginiamo che questa ragazzina diventi da grande una persona, abbastanza forte, con un carattere piuttosto forte, piuttosto determinato. E il contrasto che si crea con i ragazzini che sono vicini, che alcuni sono distratti, qualcuno guarda il fratello maggiore, comunque il ragazzino più grande per capire se questo avrà un assenso o un dissenso nei suoi confronti. Cioè, la costruzione dello spazio viene appoggiata da una forte costruzione degli sguardi e dei gesti, soprattutto dei gesti. I gesti sono estremamente importanti nelle foto di Josef Koudelka. Anche qua vedete come questo bambino, e questa è appunto una fotografia che la dice molto lunga sulle sue capacità di composizione, lui si affaccia verso di noi come se si affacciasse verso una finestra, presentandoci alle spalle il suo mondo. E noi capiamo che questo mondo in parte è fuori di lui, ma in parte è anche dentro di lui. E contemporaneamente ci racconta, la sua vicenda, il suo clan, la sua famiglia e la relazione tra queste persone viene enfatizzata dall'utilizzo della prospettiva, dalla via di fuga. Quindi è tutto organizzato e composto come la buona fotografia. Insomma, è una persona che la sa lunga su come organizzare lo spazio e la composizione. Lui dice che quando cominciò a scattare le fotografie incontrò un anziano signore che gli disse una cosa fondamentale, cioè il fotografo lavora e lavora sul suo soggetto, ma il soggetto lavora sul fotografo. E questa è una frase estremamente importante perché vuol dire quanto lui fosse nella disposizione di animo di farsi anche permeare, di farsi modificare dalla realtà che incontrava. Quindi non aveva il desiderio, non ha il suo desiderio il desiderio di imporre una sua visione. Questo aspetto io lo trovo in molti fotografi contemporanei, cioè fotografano delle situazioni perché loro vogliono dire qual è la loro visione di quella situazione, di quel soggetto, di quella persona. Cioè sono sempre loro i protagonisti, cioè sono sempre loro in primo piano. E è un modo quasi bulimico e molto aggressivo di approcciare la realtà. Non hanno questa grande capacità di ascolto, non hanno quest'umiltà nell'entrare nella realtà delle altre persone. Koudelka invece ha questa grande attitudine, che è parte proprio della sua filosofia personale. Vedete anche in queste immagini, dove ci sono dei clan familiari, noi scopriamo delle relazioni tra di loro, cioè scopriamo il tipo di relazioni che c'è tra di loro. Sono relazioni che manifestano possesso, guardate la postura, le mani, forse addirittura violenza e sottomissione, ma fanno vedere anche che tipo di complicità che c'è tra loro. Cioè riusciamo a comprendere abbastanza bene quanto tra queste persone ci siano delle relazioni forti. Guardate anche in questa fotografia tragica di un funerale. Lui utilizza questa capacità di isolare il centro della scena per creare un vuoto intorno che separa la salma dalle persone che sono accanto e queste persone
sono in un atteggiamento attivo, però di silenzio, però di rispetto. Cioè capiamo che tra di loro c'è una forte legame e anche un rispetto di alcune regole, che probabilmente sono proprio quelle del clan, che permea un po' tutti gli aspetti della loro vita. E l'altra cosa che colpisce molto fortemente, è la capacità di Koudelka di creare dei contrasti visivi tra una situazione apparentemente allegra, serena, come vedete questa ragazzina che sembra una piccola sposa, e il mondo che interagisce con questa situazione. Vedete che dietro ci sono due finestre dalle quali spuntano delle persone che sembrano osservare. Quindi noi siamo presi come da una dualità e non riusciamo a capire fino in fondo se quella situazione è una situazione positiva o negativa. Cioè la nostra mente oscilla continuamente dal viso della ragazzina, la postura della ragazzina, l'abbigliamento della ragazzina e il contesto nella quale la ragazzina è inserita. Questa dualità mi ricorda a volte alcuni sketch in cui voi vedete una scena e poi sotto c'è una risata che non c'entra magari niente, oppure una scena tragica e sotto una musica invece molto agitata o comunque quasi una musica che sembra quasi schernire quello che succede. C'è una sottolineatura praticamente in dissonanza rispetto all'immagine. Ecco, a volte queste immagini danno un po' questa sensazione. E Josef Koudelka dice di non avere preso assolutamente nulla dal cinema, cioè afferma che il cinema non è una cosa, cioè va pochissimo al cinema, ha visto pochissimi film, non ha la televisione, non ha mai posseduto una televisione e quando guarda un film guarda i frame che scorrono uno dopo l'altro, a un certo punto vede un'immagine che gli interessa e dice: boh, quello lì è il frame, quella lì è la foto. Quindi il suo approccio è sempre comunque un approccio da fotografo, non è mai un approccio da cineasta. Tuttavia, nelle immagini di Koudelka, soprattutto in quelle dei gypsy, in quelle dei gitani, c'è molto movimento. Quindi noi capiamo che quel frame è colto all'interno di una situazione dinamica e questo dinamismo passa nella fotografia. E a volte le fotografie sono mosse perché vengono create in interni. Noi sappiamo che in interni lui utilizza l'obiettivo grandangolare perché ha la necessità di ritrarre tutto l'ambiente e poi dismetterà l'obiettivo grandangolare, tornerà a un obiettivo con un angolo di campo più limitato. E non avendo luce, comunque deve tenere un tempo di esposizione abbastanza lungo. Per cui ci sono delle immagini in cui desidera raccogliere il movimento che sono immagini mosse, ma questo mosso noi non lo percepiamo assolutamente come un errore, anzi, è qualcosa che dà un profondo dinamismo alle immagini. E ogni inquadratura, ogni angolo visuale di Koudelka cerca di raccontare, a mio avviso, lo spirito di quella situazione. Vedete che in queste immagini lui ha abbassato la macchina fotografica, le sta prendendo quindi dal basso, enfatizzando la loro postura e la loro superiorità rispetto al fotografo. Ha aggiunto un ulteriore piano prospettico perché ha messo davanti questo tavolino e noi viviamo la sensazione che queste due donne siano profondamente padrone del loro spazio e della loro casa. Ecco, anche in queste immagini è chiara qual è la relazione tra il capofamiglia e la sua famiglia. Cioè, l'uomo è sempre avanzato rispetto alla scena generale ed è messo in un lato. Sul fondo, nella parte opposta, noi vediamo il suo clan. Rispetto a questa scena, abbiamo l'impressione che questa persona sia il capofamiglia, che sia orgoglioso di quello che ci sta facendo vedere, perché sono tutti vestiti bene, sono tutti ben organizzati. E contemporaneamente abbiamo quasi una sensazione di protezione nei confronti della sua famiglia. Quindi c'è
C'è costantemente questa dualità, vedete anche tra queste due persone, cogliamo proprio l'aspetto della complicità. Quindi io credo che lui abbia questa capacità proprio perché è, come dice Cartier-Bresson, nato pittore, cioè nato con un occhio artistico, anche se lui non si considera tale, ma anche perché è un grande ascoltatore. Perché è una persona che riesce a stare in silenzio di fronte alle cose. Nel 1968, dopo aver fotografato i gitani della Romania, arriva a Praga e arriva pochissimi giorni prima dell'invasione di Praga da parte delle truppe del Patto di Varsavia. Fotograferà Praga per circa una settimana. Questa immagine è proprio quella che segna, con questo silenzio, con questo vuoto, l'inizio del tutto ed è diventata un'immagine capitale, forse proprio l'immagine simbolo dell'invasione di Praga. Nelle fotografie dell'invasione di Praga vediamo quanto la capacità compositiva di Josef Koudelka sia qualcosa di innato, cioè sia di qualcosa più precisamente di metabolizzato, perché anche in situazioni di pericolo lui ha la capacità di organizzare l'immagine nella maniera più efficace possibile. E noi sappiamo, l'abbiamo visto anche con Robert Capa, quando il fotografo si trova in una situazione di pericolo, chiaramente non è nella migliore disposizione per stare a pensare alla sezione aurea o alla composizione. Tuttavia, Koudelka riesce sempre a creare delle situazioni di grande effetto proprio perché questo senso della composizione è totalmente radicato in lui. E ci regala delle immagini che davvero sono passate alla storia. Dice Koudelka: ogni immagine buona deve rimanere scolpita dentro la nostra mente, deve rimanere, non ce la dobbiamo più togliere dalla testa. Ed effettivamente questo è proprio quello che succede con le foto di Josef Koudelka. Allora, lui purtroppo non può fare vedere queste fotografie. Quindi da prima le nasconde e poi le fa fuoriuscire dalla città. Aiutato dalla Magnum, le fotografie raggiungono gli Stati Uniti e vengono pubblicate. In quel momento Herwitt dirigeva la Magnum Photo e vengono pubblicate a nome di un fotografo anonimo ceco, per paura non solo delle ritorsioni contro la sua famiglia, ma perché quelle foto hanno fatto il giro del mondo. E quindi sarebbe stato molto facile rintracciarlo a Praga. Per cui lui decide di rimanere nell'anonimato, ma soprattutto approfitta della possibilità di avere un visto per poco tempo per lasciare definitivamente la Cecoslovacchia. E inizia un capitolo molto difficile della vita di Josef Koudelka, perché si rifugia in Inghilterra, diventa apolide e da quel momento in poi, per quasi 20 anni, la sua vita sarà lontana dalla sua casa, lontana dai suoi parenti, lontana dai suoi affetti. E, arrivato in Gran Bretagna, comunque continua a fare il fotografo, cioè fotografa ancora i gitani, fotografa le feste religiose, va in giro per tutti i paesi. Le sue immagini vengono riconosciute, fa addirittura un'esposizione al MoMA, espone a Londra, quindi le immagini vengono anche veicolate dalla Magnum Photo, ma sicuramente lui trova un grosso consenso e questa cosa gli dà un po' di soldi e con questi pochi soldi finanzia i lavori che vuole fare perché vuole essere sempre totalmente libero. Cioè, Koudelka vuole assolutamente essere una persona libera, cioè non accetta di dipendere dagli altri per le sue scelte. Perché vuole scegliere che cosa, che immagini ritrarre fondamentalmente. E questa cosa diventa pesante perché deve prendere una decisione. E la decisione è quella di rinunciare ad avere una dimora stabile, rinunciare a utilizzare i soldi che ha per comprarsi una casa, rimarrà solamente 3 mesi al massimo in un paese. E vivrà un po' come un vagabondo bohemien. Prenderà tutti i soldi che ha e li utilizzerà per le fotografie, le utilizzerà per i rullini, le utilizzerà per quello che è il suo lavoro. Allora, ecco,
È una vita abbastanza difficile, è una scelta abbastanza difficile, però è una scelta all'interno della quale lui si sente veramente e profondamente a proprio agio, cioè ama questo tipo di lavoro e ama questo tipo di arte. Giton, La Fin du Voyage, riceve il premio Nadar, quindi viene riconosciuta come un grande lavoro e a mio avviso rimane uno dei lavori forse più interessanti e più belli che siano mai stati scritti sui gitani. Il testo poi uscirà con il titolo di Gypsy, con la traduzione inglese. E si rifugia in Francia. In Francia rimane molti anni e riesce finalmente ad essere naturalizzato e avere un passaporto. Quindi con il passaporto cambia in maniera sostanziale il suo rapporto con il viaggio. Dice: se sono insoddisfatto è semplicemente perché le buone foto sono sempre poche e lontane tra di loro. Una buona foto è un miracolo. Io sono profondamente d'accordo con lui. Come noi non possiamo pensare che un artista all'interno della sua carriera possa regalarci tante cose diverse, tutte buone tra di loro. Cioè, quanti libri importanti può scrivere una persona nel corso di una vita? Quanti grandissime fotografie può scattare? Quanti grandissimi quadri può fare? Cioè, è sempre un numero limitato, è sempre una cosa rara, è sempre una cosa preziosa, è una cosa che va salvaguardata. E lui stesso, quando fa una buona foto, si stupisce, è felice come un bambino. A volte appoggia tutta la riuscita di un viaggio a un'unica foto, che magari non è neanche la foto più spettacolare, però è quella in cui lui è profondamente dentro. Quindi vive questa vita un po' da esiliato, però è un esiliato che sceglie di essere esiliato. Non avevo un appartamento, non ne avevo bisogno. Al contrario, ho cercato di evitare di possedere qualcosa. Non ho pagato un affitto. Mi sono reso conto che avrei potuto viaggiare con i soldi che avrei speso in un appartamento. Quello di cui avevo più bisogno era viaggiare per poter scattare fotografie. Sapevo che non avevo bisogno di molto per funzionare, un po' di cibo e una buona notte di sonno. Ho imparato a dormire ovunque e in qualsiasi circostanza. Avevo una regola: non preoccuparti di dove andrai a dormire. Finora hai dormito quasi ogni notte e dormirai di nuovo stanotte. E se dormi all'aperto hai due possibilità: avere paura che qualcosa possa accaderti e poi non dormire bene, o accettare il fatto che tutto potrebbe accadere e dormire bene, che è la cosa più importante. Devi lavorare bene il giorno dopo. Quindi con questo capiamo quanto per lui sia importante il lavoro. Il lavoro e la sistematicità con cui si dedica a questo lavoro. Si alza di buon mattino, ha delle buone scarpe, ha poche cose, pochi oggetti frugali che porta sempre con sé. Exil è secondo me uno dei suoi più interessanti e più bei lavori. Exil non è un titolo che è stato dato da Koudelka, cioè lui non pensava minimamente di sviluppare delle immagini su questo tema, ma Robert Delphire, che è stato fondamentale per non solamente per lui ma per tanti altri fotografi, per i fotografi della Magnum, da buon editore riusciva a capire come doveva essere impostato il lavoro, come doveva essere creato questo libro. A volte c'erano delle discussioni tra di loro, perché Delphire era abbastanza duro anche, però poi arrivavano a dei miti consigli. Exil è una raccolta di fotografie che sono state create nel corso di molti anni e hanno il tema dell'esule, nel senso della persona esiliata da se stesso, esiliata dal mondo, che vive la solitudine, che vive ai margini. E noi comprendiamo da queste immagini che è quasi uno stato permanente della psicologia e dell'animo di Koudelka. Il come riesce a vedere queste persone o questi animali, a volte sono animali, a isolarli rispetto al contesto, a regalarci addirittura il loro pensiero, il loro stato d'animo. Ecco, il come fa questo ci fa capire che
in qualche misura lui appartiene a questa sensazione, lui appartiene a questo mondo. Ripropone spesso un certo tipo di organizzazione. Vedete, qui c'è questa capra centrale da sola, all'inizio di una prospettiva che ci regala la terza dimensione della fotografia. Attorno a lei c'è la luce e accanto ci sono delle ombre taglienti, delle ombre che ci restituiscono un contrasto molto violento. Sono immagini che hanno uno stampo chiaramente surreale e il surrealismo in queste immagini viene utilizzato per raccontare il moto interiore di Koudelka e di queste persone. Cioè lui utilizza il surrealismo non come uno stile, un gioco formale, ma lo integra in un linguaggio espressivo capace di raccontarci veramente quella situazione. Quindi noi sentiamo i pensieri di questi soggetti, sentiamo lo spazio, vediamo lo spazio, sentiamo il silenzio, sentiamo il disagio, le perplessità, le paure. Sono immagini potentissime. Come dicevo prima, sono immagini che rimangono scolpite nell'immaginario collettivo, nella storia della fotografia. Alcuni pattern visivi si ripetono. Provate a vedere quest'ombra e questa luce e notate le punte dure queste lame di luce che hanno delle punte molto dure, molto taglienti, ecco, non mi veniva la parola. Le ritroviamo nella fotografia successiva, ruotate in un'immagine notissima che è questa, è quella del cane. È chiaro che non è voluto questo, è chiaro che rappresenta, come dicevo prima, un pattern visuale, qualcosa con cui un'immagine che gli è familiare o comunque che lo colpisce. E questa situazione lui poi la ripropone in altre fotografie, dandogli valenze completamente diverse. Però noi cogliamo un'assonanza visiva. Questo desiderio di isolare il centro dell'azione, di contornarlo di luce, di metterlo all'inizio di una prospettiva di sfondamento che ci dia la terza dimensione della fotografia e di aggiungere altri oggetti che creano una sorta di dinamica all'interno dell'immagine, fa proprio parte del modo di Koudelka di fotografare. Un'altra delle sue attitudini sicuramente è quella di creare delle relazioni dinamiche e paradossali tra le situazioni che ritrae. Vedete, questo bambino è vestito da angelo, ma sembra che cosa? È un bambino triste, sembra un angelo caduto, un angelo che invece di utilizzare le ali per volare è costretto ad andare in bicicletta. Perché forse gli uomini non credono più di poter volare. Comunque ci vengono in mente tante cose vedendo questo bambino, come tante cose ci vengono in mente accettando e accogliendo la dinamicità delle immagini che lui propone. Vedete come si ripetono alcuni pattern. Quindi nel 1984 fa la sua prima grande mostra a Londra e viene invitato dal governo francese, dalla Dattar, al progetto di ricognizione del paesaggio urbano. Comincia finalmente a lavorare con la macchina panoramica. Quindi lui è passato dal grandangolo al formato della Rolleiflex, ha fotografato col 50 mm. A un certo punto la panoramica sembra segnare una importantissima svolta nel suo lavoro. Cioè la macchina panoramica gli dà delle opportunità che nessuno pensava sarebbero potute uscire da una macchina panoramica. Inizialmente viene addirittura adattata, quindi ci sono poi alcune questioni tecniche per cui non è una vera e propria macchina panoramica. Ma inizia un percorso che Josef Koudelka segue per molti anni. Quindi il modo di fotografare diventerà il suo stile e tantissimi dei suoi lavori verranno fatti in questo modo. A questo punto sono passati quasi 20 anni dalla sua uscita da Praga, muore il padre e quindi è cessato il timore delle ritorsioni contro la sua famiglia e lui finalmente può
far pubblicare le sue fotografie a suo nome. Allora, il fatto di poterle fare pubblicare non è solamente una questione legata al desiderio di paternità di queste foto, ma piuttosto al fatto che lui aveva visto e vissuto dal di dentro la situazione dell'invasione e non veniva creduto quando raccontava che c'erano state delle violenze. Quando ottenuto il passaporto francese può finalmente andare in Russia, può rispondere ai soldati russi che gli dicevano siamo venuti a liberarvi, e dice io credo che le cose non siano andate così perché ho visto la gente venire uccisa. E a questo punto può far vedere le fotografie, può dire io c'ero, quindi voi non potete opporvi a questo, la situazione è stata drammatica, la violenza è stata fortissima ed è morta moltissima gente, questa era la situazione di Praga. Quindi per lui vuol dire finalmente poter essere creduto, e aver passato 20 anni in questo modo senza poter essere testimone lui stesso di quello che aveva vissuto, credo che veramente sia stata per lui una grossa sofferenza, un grosso problema. Quando torna in Cecoslovacchia finalmente farà una sua bellissima mostra, ma soprattutto si dedicherà al Triangolo Nero. Il Triangolo Nero è una zona che sta al, non vi ho portato la cartina purtroppo, è una zona che sta al confine tra la Germania, la Polonia e la Cecoslovacchia. È una zona di grande ricchezza mineraria a ridosso dei monti metalliferi e è stata sfruttata tantissimo al punto di creare una situazione di inquinamento veramente insostenibile, distruggendo il territorio e danneggiando fortemente sia le persone che lavoravano che le persone che vivevano lì vicino. Questa devastazione è andata avanti per tanti anni prima di essere bloccata e Kodelka la racconta. E il suo interesse per il paesaggio diventa sempre maggiore, sempre più importante, e rinuncia via via a fotografare le persone, dedicandosi sempre di più al paesaggio devastato. Quindi racconta quello che è successo nel tunnel degli scavi, nel tunnel sotto la Manica, racconta la Polonia devastata dallo sfruttamento, si dedica al paesaggio ferito, al territorio ferito. Questo lo fa lasciando sempre di più le immagini rivolte alle persone, perché in lui non destano più tanto interesse. Cioè, Kodelka afferma che ritraendo una persona, raccontando una persona, tutto rimane all'interno della storia personale di quell'individuo, mentre raccontare gli effetti della mano dell'uomo sul territorio è qualcosa di più lunga durata, qualcosa che ci coinvolge profondamente, qualcosa che ci tocca di più, qualcosa che è presente e con la quale noi dobbiamo irrimediabilmente fare i conti. Józef Kodelka è attirato però in qualche misura, io la definirei dall'orrida bellezza. Cioè questi materiali ritorti, questo metallo rotto, queste pietre calcaree, questi residui dei campus e dei cantieri assumono per lui anche una valenza estetica. Non le fotografa solamente per raccontare quello che vede, nel senso di guardate come l'uomo ha distrutto, ma viene attirato da questo racconto del paesaggio e si sente in empatia con questo paesaggio. Ne nascerà un bellissimo libro che è Chaos, e che raduna oltre 10 anni di fotografie in giro per l'Europa. Adesso facciamo un passo laterale più che indietro e andiamo a quello che è l'imprinting. L'imprinting sono quei riferimenti visivi che un fotografo, ma anche un pittore, un artista ha nella sua vita e che poi riporta inevitabilmente nelle sue immagini. Qui abbiamo il castello di Boscovitz e abbiamo anche alcune riprese delle antiche vestigia. Vediamo come c'è una vicinanza tra le immagini che lo hanno colpito da ragazzo e quello che andrà a fotografare nelle antiche vestigia, addirittura nei wall, cioè nei muri di confine.
Anche qua vi propongo una delle sculture di Giacometti e delle immagini di Josef Koudelka, alcune più definite, altre meno definite, che sembrano, non voglio dire ricopiare, però che sembrano essere fatte in profonda consonanza con il lavoro di Giacometti. Anche queste sono delle immagini interessantissime, perché quella in alto a sinistra che vedete è quella di Koudelka e a destra c'è un quadro di Magritte. Io credo che tutto questo sia entrato dentro di lui e che poi sia uscito a un certo punto nel momento in cui il riferimento diventava per lui chiaro e interessante. Anche qua vedete un'assonanza visiva tra la statua di Lenin e le immagini che ritraggono il teatro. E, c'è un altro aspetto curioso di cui voglio parlare, che è il suo modo di distribuire soggetti nello spazio. Cioè è come se lui, vi dicevo prima, li sparpagliasse. Li sparpaglia, ma contemporaneamente dà loro una valenza organizzativa, perché sono ben definiti, ciascuno occupa il suo spazio, c'è una dinamica che appunto ci ricorda un pochino i quadri di Miró. C'è una dinamica che rappresenta comunque un ordine costituito. E questo ordine mi riporta fortemente alla sua scrittura. Adesso io ho cercato delle foto della scrittura di Josef Koudelka e mi sono un po' divertita in questo senso. Vi riporto un'analisi grafologica morettiana, detta così, che analizza le persone che scrivono con le parole che sono distanti tra di loro e le lettere che sono un po' distanti tra di loro. E dice: la larghezza tra le parole rappresenta l'indice del pensiero critico. L'individuo, per mezzo di questa funzione, prende le distanze dal mondo sensibile e immediato per sottoporle a valutazione tramite giudizio. Allora, invece, il segno della larghezza tra le lettere prende in considerazione tre possibili disposizioni del sentimento: la tendenza all'espansione, vista come generosità, la tendenza al contenimento, vista come esigenza di giustizia, la tendenza alla contrazione, vista come avarizia. Adesso, non credo che Koudelka fosse particolarmente avaro, però sicuramente questa necessità di giudicare, questa necessità di precisare, questa necessità di dare a ciascun aspetto il suo spazio, noi la troviamo nelle scritte di Koudelka, ma soprattutto, anzi non soprattutto, ma anche, lo troviamo anche in quello che scrive. Io lo trovo molto divertente. Queste sono delle cose che lui scrive a proposito dei rapporti col mondo femminile. Dice: io penso di essere completamente responsabile dei miei problemi e della mia felicità e non riesco a capire perché io devo mischiarli con i tuoi. La logica è come l'arte: se tu la spingi all'estremo, ci restituisce sempre qualcosa di interessante. Quindi lui ragiona su queste cose. E poi vedete la particolarità effettivamente della grafia, notate la distanza che c'è tra le parole, tra le lettere, tutto estremamente definito. Ma facciamo un passo oltre, ecco. Qui io vi propongo una fotografia con una distribuzione dei soggetti nello spazio. Vedete come ciascuno riempie un vuoto e occupa una determinata posizione in maniera molto chiara. Ciascuno di queste persone ha una storia. E vicino vi riporto nuovamente la sua calligrafia, che mi ricorda visivamente, attenzione, io sto parlando di pattern visivi, sto parlando di assonanze visive, di mie impressioni personali. Non è uno studio, come dire, sicuro, nel senso che è la mia impressione, mi sento di darvi semplicemente la mia impressione. E come vi dicevo, lui lo dice anche questo, sottolinea anche questi aspetti, dice: il mio nome è Joseph, non mi piacciono le parole, ma cerco di fare il meglio per rendermi chiaro. Quindi non sono una persona di grandi parole, non sono una persona che ama spiegare, però faccio di tutto per essere chiaro. E qui arriviamo al massimo della cosa divertente, perché lui descrive il suo rapporto con le donne in 5 punti, e vediamo quali sono 5 punti, 5 fasi. La prima fase è la sincerità. Io dico alla donna che tipo di animale sono. La seconda è la libertà. Lei si innamora di questo tipo di animale. La terza è la speranza. Scopre che l'animale è sentimentale e qui
comincia a sperare e nascono praticamente i misunderstanding, cioè i fraintendimenti. Il quarto step è la realtà. Noi siamo entrambi innamorati, ma con una grande differenza. La donna vuole sedersi nella mia vita e la mia vita non è un salotto. Quinto punto, la soluzione. Ritorniamo al numero uno, la sincerità. Lei va da qualche parte, ma non si saprà mai dove. E adesso, dopo questa breve digressione, arriviamo a uno dei lavori, degli ultimi lavori di Josef Kodelka, che è quello dedicato a The Wall, cioè al confine che c'è tra la Palestina e Israele. Quello che vedete qua sotto è una immagine panoramica con un monolite che sembra un film di Kubrick. E questo lavoro racconta in una maniera molto precisa tutto il muro, cioè lui segue il muro con la sua macchina fotografica e fa vedere quali sono stati gli effetti e la devastazione del territorio a causa di questo muro. Afferma che questo non è stato un programma politico, cioè lui non vuole considerare questo lavoro come un lavoro di tipo politico. È una testimonianza, un racconto della sua impressione, del suo sentimento di fronte a questo muro. Ancora una volta noi possiamo vedere come è fortemente influenzato psicologicamente ed emozionalmente da questo muro, perché è il muro che lui ha vissuto per oltre 20 anni, è quel muro che si porta dentro, cioè è una separazione che ormai fa parte in maniera integrale del suo modo di essere, del suo modo di soffrire, del suo modo anche di entrare in empatia con il territorio. E in queste immagini riporta un certo tipo di organizzazione, non voglio dire di un pattern visuale, ma a un modo sempre abbastanza simile di creare la dinamicità nella panoramica, cioè crea un contrafforte centrale e suddivide la panoramica in due aree. Un'area normalmente aggettante nei nostri confronti e la seconda area è più di sfondamento. Oppure mette un diaframma tra noi e la situazione prospettica, quindi ci sono delle figure in primo piano, in questo caso sono i blocchi che impediscono l'entrata alla carreggiata, o il cancello che suddivide la zona Frida, la zona militarizzata, e dietro vediamo quello che succede, ma con una prospettiva, cioè notiamo uno sfondamento prospettico molto complicato da ottenere attraverso la panoramica. Attenzione, perché è veramente difficile avere questo tipo di risultato, ma lui ormai la lavora benissimo, cioè è diventata una parte, lo conosce, cioè conosce questo mondo di riferimenti visuali ed è estremamente efficace nel presentarceli. Questa immagine che vi faccio vedere è una immagine abbastanza allucinante, secondo me, perché rappresenta una ricostruzione fittizia di un villaggio palestinese dove venivano fatte le esercitazioni. Vedete che è vuota, ma consente di creare praticamente, dei lavori di tipo tattico militare. Anche quando lavora con le persone ha un modo di organizzare lo spazio non consueto, spesso le spinge all'angolo, le taglia, le inclina. Cioè è molto libero nella composizione fotografica, non è alla ricerca della geometria a tutti i costi. La geometria è qualcosa che possiede e che manipola completamente, come manipola completamente il rapporto tra i vuoti e i pieni. Vedete, io vi ho portato qua 4 fotografie che credo che vi diano abbastanza bene l'idea di come lui vede questo rapporto col vuoto. La figura è posta sempre in basso, è molto vicina alla macchina fotografica e occupa la metà inferiore dell'immagine anche quando è verticale. In questo modo però ci dà con efficacia tutto il movimento possibile, cioè ci dà una ariosità e riempie comunque lo spazio superiore di oggetti, li riempie in maniera da poter completare noi stessi l'azione.
Su queste fotografie adesso le faccio scorrere un po' più velocemente perché abbiamo parlato di queste assonanze visive, adesso ve le faccio vedere un po' in maniera tale che siate voi a coglierle. Vedete come tratta la persona allo stesso modo della colonna? Questo è abbastanza buffo, no? E invece qui vediamo molto chiaramente come uno stesso schema compositivo possa essere utilizzato per dire due cose completamente diverse. Cioè, l'organizzazione della fotografia è pressoché identica, ma l'atteggiamento degli occhi delle persone e della testa e le mani ci raccontano tutto di quell'immagine. Nell'immagine di sinistra abbiamo una persona che raccoglie la testa della bambina morta con tenerezza, come se ce la offrisse, come se ci volesse fare vedere il suo dolore in una maniera empatica, cioè sta cercando un contatto umano con noi in qualche modo. Mentre nella fotografia di destra lo sguardo dell'uomo e il modo che ha di appoggiare le mani sulla donna dimostrano quanto questa donna, secondo lui, sia una sua proprietà. Tuttavia, lo sguardo della donna e la postura delle mani della donna ci indica invece quanto il rapporto non sia di sottomissione, ma sia in qualche modo un rapporto paritetico, perché lei è presente a se stessa e non ha assolutamente un atteggiamento di sottomissione. Quindi è un modo molto sottile che lui ha di cogliere le differenze. E è un modo che utilizza e ripropone in situazioni diverse. Qui abbiamo sempre la stessa ragazzina sposa, qui abbiamo la bambina che comunque offre i fiori, invece dei due elementi, delle due persone che spiano dietro le finestre, abbiamo i fiori, ma comunque l'organizzazione, il pattern visuale è uguale. Anche in queste due immagini ve le ripropongo, sono appunto il cane che vi ho fatto vedere prima e questo uccello appeso. E vi invito a guardare, a fare caso a quanto nell'immagine di destra la presenza di quella corda che è leggermente flessa rispetto all'uccello che ha appeso dia un altro piano prospettico rispetto al fondo, per cui noi non abbiamo l'impressione di un'immagine piatta, ma di un'immagine comunque tridimensionale. Cioè, se non ci fosse stato quell'avvallamento della corda, la corda sarebbe stata praticamente sul livello dell'orizzonte. E l'avremmo avuta lungo il cielo e non avrebbe creato quella differenza visuale che ci permette di notare invece la prospettiva dell'immagine. Vedete anche qua il cane si affaccia sempre in primo piano e poi dietro succede qualcosa e questo qualcosa viene raccontato da una prospettiva. Stesso pattern visuale che vediamo nella fotografia a sinistra dove c'è il trasporto della statua di Lenin e a destra il carro armato dell'invasione di Praga. Un altro pattern visuale simile, due persone. Una in qualche modo si prende cura dell'altra, ma si prende cura dell'altra in una maniera diversa. Perché una è in un rapporto, diciamo, sereno, quasi sereno, nonostante la situazione terribile rispetto alla bambina, mentre la seconda, con il suo atteggiamento della mano, misura e racconta la protezione nei confronti dell'uomo che soffre. Quindi basta poco, basta un minimo movimento che Koudelka è in grado di intercettare, di comprendere per metterci in una prospettiva completamente diversa. Qui vi riporto nuovamente altri pattern visivi. Vedete come l'immagine ricordi la macchia della neve, ci ricordi il disegno sul muro, sulla paratia. E qui vi mostro un'altra cosa interessante, perché non vi posso far vedere i provini, perché non ho modo di proiettarvi un video, ma queste fotografie sono state scattate in sequenza. E attraverso questa sequenza noi ci accorgiamo di quanto Josef Koudelka, cercando l'inquadratura giusta, cioè quella che lo soddisfaceva, e faccia dei movimenti molto piccoli. Quindi lui ruota intorno a questa scultura fino a farci
vedere le colonne che sono appoggiate dietro. Sceglie questa inquadratura e poi differenzia la distanza, quindi prima ruota e poi si allontana. Ora è molto importante vedere i provini a contatto perché noi vediamo la esatta sequenza degli scatti e capiamo come guarda l'occhio del fotografo e come fa a cercare lo scatto migliore. Guardate anche qui, in queste colonne abbiamo lo stesso discorso. Prima vediamo tre colonne, poi l'immagine leggermente ruotata, scopre una piccola parte del fondo e poi invece lui è avanzato rispetto alla colonna e sceglie un altro scatto in cui si vedono solamente due colonne. Ma vi ripeto, il movimento è minimo, mentre ci sono altre situazioni come questa, ve ne presento solo qualcuna, in cui deve scegliere se fare la panoramica orizzontale o verticale. E io devo dire che sono efficacissime tutte e due, tant'è vero che sono state entrambe poi pubblicate dalla Magnum. Ci sono varie situazioni in cui lui cerca cioè propone, espone la doppia inquadratura. Come nelle prime immagini che avevo fatto vedere dalla panoramica, vi faccio notare ancora una volta come esista un contrafforte centrale e in questo caso noi abbiamo un bivio, il bivio l'abbiamo nel ponte sopra e l'abbiamo anche nella doppia carrettiera sotto. Queste sono altre immagini in cui lui sceglie l'inquadratura. Quindi vedete, vuol dire in pratica, a mio avviso, che ha già scelto come fare la fotografia. Quindi deve solo trovare quella che è l'inquadratura secondo lui più efficace o comunque quella visivamente più accattivante per il suo occhio. Vedete anche qua fa questa scelta tra una orizzontale e una verticale e alla fine le sceglie tutte e due. Qui il contrafforte, cioè la suddivisione, invece che trovarla alla metà, la troviamo al terzo. Le ho raggruppate perché fanno parte anche di lavori diversi, in maniera da rendere un pochino più chiaro quello che intendo. Con questo però io non voglio dire assolutamente che lui sia monotono o che sia ripetitivo, assolutamente. Però ha capito quanto sono efficaci determinati modi di organizzare la panoramica, perché la panoramica di per sé è molto dispersiva, cioè il motivo per cui Cartier-Bresson diceva che si poteva utilizzare una 50 mm, al massimo una 35 mm, perché era l'unico angolo di campo che l'occhio riusciva a tenere sotto controllo. Capiamo che poi quando un fotografo della Magnum utilizza una panoramica dove l'angolo di campo è infinito, è strano, no? Come riesca poi a tutti gli effetti ad essere così preciso nella composizione. Però il segreto è anche il fatto che lui sceglie un unico soggetto. Questo soggetto è chiaramente messo in una posizione predominante e i soggetti che sono vicini creano un secondo punto di appoggio per l'occhio e questo secondo punto di appoggio non ci disperde, ma dà dinamicità alla foto. Perché comunque l'occhio sa dove deve guardare, ma si può riposare passando dal primo piano fino a un secondo piano che è chiaramente gerarchicamente inferiore come importanza. Qui vi ho portato addirittura sei fotografie in parallelo in maniera che abbiate proprio la possibilità di vederlo con chiarezza. Allora, i provini vi faccio solamente vedere che esistono, quindi c'è quel bellissimo lavoro di William Klein sui provini a contatto e lo trovate rispetto a molti altri fotografi importanti. Scusate. Tuttavia, devo dire che lui non si sofferma, cioè ci fa vedere i provini facendoli scorrere molto rapidamente e purtroppo questo non ci dà modo di apprezzare completamente la fotografia che viene prima, ma quella che viene dopo, e il lavoro è focalizzato soprattutto sulla scelta del fotografo. Cioè, quello che voglio dire è che William Klein, in questo lavoro che vi invito ad andare a vedere, lo trovate su YouTube, a proposito di tanti fotografi, fa vedere all'interno dei provini a contatto quale sia la scelta del fotografo, cioè qual è la fotografia che lui predilige perché viene cerchiata in rosso ed è quella che poi viene stampata. Ma è interessante anche capire dove guardava il fotografo, quindi quale
quali erano le sequenze che lui scattava e poi quando è che lui giudica la sua immagine comunque all'interno di quel numero di fotografie che ha scattato e passa a un altro argomento. Quindi questa cosa non si riesce a fare attraverso il lavoro di William Klein, ma esistono delle pubblicazioni molto belle che ci raccontano i provini e quindi per chi ha la possibilità di procurarsele sicuramente è una bellissima soluzione. Un altro lavoro molto interessante di Josef Koudelka, e siamo ormai nella fase finale, è Le Regard d'Ulysse, che è un film di Angelopoulos che racconta di un esule. Questo esule è raccontato da Jean-Marie Volonté, che purtroppo muore durante la lavorazione del film, e questo esule va alla ricerca di una pellicola, facendo un lungo viaggio nei Balcani fino ad arrivare all'assedio del Sarajevo, cioè a Sarajevo al momento dell'assedio. E viene chiesto a Koudelka di raccontare il film, cioè di raccontare le riprese del film. Ci restituisce, a mio avviso, come lo dicevo a proposito dei Gypsy e del teatro, delle fotografie tra le più belle, secondo me, che siano mai state scattate nel backstage. Cioè, capiamo quanto il suo occhio sia un occhio dotato di un grandissimo gusto e di una grandissima forza pittorica. Ci ricordano i grandi fotografi, ma i grandi registi di quegli anni. E, è vero, cioè, è lui stesso che dice di non essere attirato dal cinema, però mi viene da dire che se lui avesse diretto un film, probabilmente, bah, forse sarebbe stato un nuovo Tarkovsky a livello compositivo, a livello di bellezza delle immagini proposte. Un altro lavoro straordinario è Il teatro del tempo. È un lavoro in cui lui documenta le antiche vestigia in giro per il Mar Mediterraneo perché è fortemente attirato da quello che un giorno sparirà e quindi vuole raccontare le antichità greco-romane, consapevole del fatto che queste immagini purtroppo andranno perdute perché queste vestigia verranno prima o poi distrutte. E purtroppo questa situazione è stata profetica perché lui ha documentato l'antica Palmira prima che venisse distrutta dall'Isis. Ora, noi non abbiamo dei lavori così imponenti e così metodici. Se non di Piranesi, quindi siamo nel 1700, quindi non siamo ovviamente nel campo della fotografia, e poi lui si è fermato soprattutto su Roma, ma questo credo che sia l'unico lavoro così esteso e così esaustivo sulle antiche vestigia. E tutta la sua potenza compositiva e tutto il suo amore per l'archeologia esce in questo lavoro. E è un lavoro sconfinato. È un lavoro infinito, ma finché non ci sarà qualcun altro che deciderà di fare questo, rimane un lavoro capitale, un lavoro fotografico infinito e capitale. Lui dice i cambiamenti in atto, e questo lo dice in un momento non sospetto, in questa parte d'Europa sono enormi e molto rapidi. Un mondo sta scomparendo. Sto provando a fotografare ciò che è rimasto. Sono sempre stato attratto da ciò che finisce, da quello che presto non esisterà più. E concludo, concludo con una frase che mi sembra che la dica lunga sul suo modo e sul suo rapporto con la fotografia e sulla sua umiltà. Rispetto al suo lavoro, al suo duro lavoro. Dice: "Non mi è mai sembrato importante che le mie foto fossero pubblicate. È importante che io le scatti. C'erano periodi in cui non avevo soldi e immaginavo che qualcuno venisse da me dicendo: 'Ecco i soldi, puoi andare a fare le tue fotografie, ma non devi mostrarle.' Avrei accettato subito. D'altra parte, se qualcuno fosse venuto da me dicendo: 'Ecco i soldi per fare le tue fotografie, ma dopo la tua morte devono essere distrutte,' avrei rifiutato."
Quindi lui dimostra l'affezione fortissima, la passione, l'interesse per la fotografia e per il desiderio che qualcuno un giorno possa guardare queste foto e possa vedere il mondo coi suoi occhi. Poi non è importante che lui le mostri, non è importante che ci sia lui, ma è importante che il suo sguardo passi al futuro, passi alle persone dopo di lui e che soprattutto la testimonianza di queste cose resti come documento, come racconto di un modo di vedere autentico la realtà. Vi lascio con questa ultima immagine, dove abbiamo una piccola bambina gitana nel suo prato e una fotografia tratta da American Beauty. Non lo so chi dei due sia sul tappeto di rose, a volte penso che sia la bambina gitana. Credo che il suo sguardo sulla realtà sia uno sguardo insostituibile. Vedendo le foto di Koudelka, io, come ho detto altre volte a proposito di quelli che stimo essere i più grandi fotografi, non mi chiedo mai perché questa foto e non un'altra. Perché ognuna di queste foto racconta un mondo, si scolpisce nella mia mente e sono certa che entrerà a pieno titolo nella storia della fotografia. Quindi io vi lascio, spero che la serata vi sia piaciuta, che Koudelka sia diventato uno dei vostri fotografi preferiti e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti.